3, ti vado dietro lo specchio. 2, 1. Oh davvero? Uno avanti, che cazzo? Quello è l'inizio. Salve a tutti ragazzi, siamo i 4 Players. Sigla! Bene ragazzi, visto che adesso che parliamo è ancora al cinema, probabilmente speriamo quando pubblicheremo questo video sarà ancora al cinema. Certo, speriamo. Cazzo, fa dubbio. Vabbè, speriamo comunque, aria, c'è aria nel cinema di Pixar. Perché? Perché ci sta alla ricerca di Dory al cinema, ragazzi, alla ricerca di Dory, andate a vedere se non l'avete visto. E oggi non parliamo in particolare della ricerca di Dory, ma parliamo del mondo Pixar. Di nuovo, torniamo come il vecchio nostro video di 30 cose che non so sulla Pixar. Se volete andare a vedere, lo lasciamo in descrizione. Oggi faremo 30 cose che non so sulla Pixar. Allora, parte 2. No. Faremo la top 5 dei film che preferiamo, i film più belli, soggettivamente, della Pixar. Da. Ognuno ha una sua classifica personale, come sempre, non sappiamo la classifica degli altri. La sorpresa è vedere, è divertente vedere le nostre espressioni quando vediamo che lui mette Porygon nella Pixar. Vabbè. Comunque, dagli spalti. Quindi oggi cominciamo con la top 5 dei migliori film per noi della Pixar. Al quinto posto io ho messo. Allora, devo dire, cominciamo subito. Questa classifica è stata difficilissima perché 17 film abbiamo lasciato la Pixar tantissimi fuori. Possibile da fare. Al quinto posto io insomma ci ho messo Monster & Co. o Monster Inc. Monsters Inc. Come cazzo vale a voi? Che è un film che mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. Soprattutto adoro la Randall Box. Sì. Molto bene. Io al quinto posto, malincuore, ho messo Inside Out. Forse per dare una posizione un po' più avanzata, però. Sì, sì. Sì, sicuramente tecnicamente è uno dei più belli, ma io non ho visto, cioè non ho giudicato in base a, cioè utilizzando un canone oggettivo ma personale, quindi in base a quelli che mi sono piaciuti a me. Quindi nonostante oggettivamente sia uno dei più belli, quinto posto. Io al quinto posto ho messo Monsters University. Ho preferito strano. Il rap sempre strano. Il primo ribello. No, ho preferito diciamo il secondo al primo perché mi piaceva più diciamo come vedere l'università dei mostri quando facevano, quindi diventavano mostri, c'è stava la presidentessa che era fighissima. Al quarto posto, qui ho dovuto mettere il cuore anche se il quarto posto è un po' basso, ma vabbè. Ho messo un film della saga di Toy Story. Non ho messo il primo, non ho messo il terzo, ho messo il secondo perché, quindi Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa. Perché? Perché a me piaceva tantissimo da ragazzino, lo vedo tantissimo, questa ragazza è stata distrutta. Probabilmente ci sono anche le figurine dentro sta cosa. Io al quarto posto ho messo Gli Incredibili, una famiglia di supereroi, molto divertente, un film molto bello, molto molto bello. Che finisce dunque al quarto posto. Io al quarto posto ho posizionato Toy Story 3, il terzo capitolo della saga. La fuga. Che mi è piaciuto molto, molto carino, con Lotso che, È cattivo. Che controllava lì l'asilo nido nel capo dei giocattoli. Sì, bellissimo. E mi è piaciuto un sacco, devo dire. Al terzo posto io ho messo. Pensi che me lo ricordo, invece di andare a leggere. Il cavolo per eccellenza della Pixar, secondo me. Il cavolo per eccellenza al terzo posto. Al terzo posto infatti ho messo Wall-E, forse il più cinematografico, il più interessante, il più pieno di riferimenti al cinema in generale, uno dei più bei film della Pixar mai fatti, secondo me. È messo al terzo posto solamente perché sopra, vabbè, poi ci stanno cose che magari tecnicamente non sono a livello di Wall-E, però... Sì, lo dico col cuore, sì. Io al terzo posto ho messo Eder. Questa è la formazione del fantacalcio l'altro giorno. Al terzo posto ho messo un film che sicuramente tecnicamente è inferiore a moltissimi altri, ma che personalmente ho amato, mi è piaciuto tantissimo, che è Ratatouille. Film sì, che grande, è grandissimo, perché vabbè, non lo so, mi è piaciuto, insomma, il topino, un sacco carino. Dico che sa un sacco cucina, di cucina. Che sa un sacco di cibo. Diverso da tantissimi altri film, mi è piaciuto un sacco. Al terzo posto ho messo A ricerca di Nemo. E film carino, mi è piaciuto molto. Con A cercare Nemo, esatto. E ho visto anche A ricerca di Dory, grande, grazie, mi hai ricordato. E, diciamo,
base impostato più o meno lo stesso, ma anche io l'ho visto. Io no, è piaciuto un sacco. Al secondo posto io ho messo Inside Out. Visto il lavoro assoluto della Pixar, mi è piaciuto tantissimo. E poi ci sono ogni 3 secondi ci sta una cosa geniale, quindi la mia medaglia d'argento se la giudica Monsters and Co. Grandissimo film, capolavoro, universo strabiliante, spettacolare e unico. Io al secondo posto nel podio ho messo Gli Incredibili, perché da ragazzino mi piacevano un sacco e mi piacevano poi vedere tutti questi supereroi, no? C'erano tutti i superpoteri, con poi chi c'è stava... Sindrome! Sì, sarà Sindrome! E quindi secondo posto per lui. Per Sindrome? No. Ah, ci vedo al primo posto! Attenzione! Io al primo posto ci ho messo Gli Incredibili. La parte che mi piace di più di tutti è l'inizio, la parte, la prima parte. Sono i supereroi che hanno i problemi, che loro che va a scuola, quella che si vergogna. È troppo cazzo figo. Io al primo posto ho messo Toy Story 2. Secondo capitolo della saga più bella. Toy Story è geniale ed è bellissimo, con personaggi spettacolari come Buzz Lightyear. Io al primo posto invece ho messo Inside Out. Inside Out perché secondo me a livello, diciamo più di concetto, è geniale. Loro cercano di rappresentare quello che ci sta nelle nostre teste. E che fa Pixar alla fine? Cerca di idealizza delle cose, no? Idealizza i pesci, idealizza le macchine, come il rapporto con gli umani, certo, i giocattoli. Qui realizza i sentimenti, che è difficilissimo secondo me. Comunque, nel complesso vogliamo ricordarvi che questa top 5 che abbiamo fatto sono tutti film super ultra giga fighi, cioè anche io che ho messo il quinto posto è un film bellissimo per me, capito? Cioè, quindi sono tutti, non è che... Ma anche il 17° posto su 17 che sono. Sì, esatto, un gran film. Tutti sono bellissimi della Pixar, la maggior parte. Possiamo dire che questi sono i 5 film che noi preferiamo della Pixar. Non abbiamo messo la cerca di Dory perché non siamo venduti, non facciamo pubblicità alla cerca di Dory. Nessuno, io non so se paga Dory perché no, l'avremmo fatta. Se avessimo pagato, se noi avessimo messo la cerca di Dory come primo posto, vuol dire che ci avevano pagato per fare questo video. Cosa che non è assolutamente successa. Purtroppo. Quindi avremmo voluto mettere la cerca di Dory al primo posto. Quindi posto speciale va a Frozen. No, è della Disney. Bene, quindi il nostro video è finito. Fateci sapere voi quali sono i vostri film preferiti della Pixar, magari con un commento qui sotto su Facebook o su YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. E ciao, trovate tutte le cose alla fine del cazzo di video e poi qualche film.